Con l'estate. Forse perché sono ancora giovane e non mi sono ancora adattato al fatto di essere marito e padre di famiglia. Mi viene sempre la voglia di fuggire. D'estate, nelle case dei ricchi, si chiudono le finestre alla mattina e l'aria fresca della notte rimane nelle stanze ampie e oscure dove nella penombra brillano specchi, pavimenti di marmo, mobili lucidati a cera. Tutto è a posto, tutto è pulito, riposante, buio. Se poi hai sete ti portano su un vassoio una bella bibita gelata, un'aranciata, una limonata, dentro un bicchiere di cristallo in cui i blocchetti di ghiaccio a rimescolarli fanno un rumore allegro che da solo ti rinfresca. Ma nelle case dei poveri le cose vanno diversamente. Col primo giorno di caldo l'afa entra nelle tue stanzette affogate e non se ne va più via. Vuoi bere, ma dal rubinetto in cucina viene giù un'acqua calda che pare brodo. In casa non ti puoi più muovere. Sembra che ogni cosa, mobili, vestiti, utensili, si sia gonfiata e ti caschi addosso. Tutti stanno in maniche di camicia, ma le camicie sono sudate e puzzano. Se chiudi le finestre soffochi, perché l'aria della notte non ce l'ha fatta a entrare in quelle due o tre stanze dove dormono sei persone. Se le apri, il sole ti inonda e ti pare di essere in strada e tutto sa di metallo bollente, di sudore e di polvere. Col caldo, anche i caratteri si scaldano. Voglio dire, diventano litigiosi. Ma il ricco, se gli gira, prende e se ne va in fondo all'appartamento, tre stanze più in là. I poveri, invece, rimangono davanti ai piatti unti e ai bicchieri sporchi, naso a naso, oppure devono andare via di casa. Uno di quei giorni, dopo aver fatto una buona litigata con tutta la famiglia, e cioè con mia moglie, perché la minestra era salata e bollente, con mio cognato perché prendeva le parti di mia moglie e secondo me non ne aveva il diritto essendo disoccupato e a mio carico, con mia cognata perché mi difendeva e questo mi dava fastidio perché sapevo che lo faceva per civetteria essendo innamorata di me, con mia madre perché cercava di calmarmi, con mio padre perché protestava che voleva mangiare in pace e perfino con la bambina perché era scoppiata in pianto. Tutto a un tratto mi alzai, presi la giubba dalla seggiola, dissi con semplicità: sapete che nuova c'è? Mi avete seccato tutti. Arrivederci a ottobre, col fresco, e uscii di casa. Mia moglie poveretta mi rincorse e affacciandosi alla ringhiera della scala mi gridò che c'era l'insalata di cetrioli che mi piace tanto, gli risposi di mangiarsela lei e discesi in strada. Abitiamo sulla via Ostiense. L'attraversai e macchinalmente me ne andai al ponte di ferro, dove c'è il porto fluviale di Roma. Erano le due, l'ora più calda della giornata, con un cielo di scirocco, livido, che pareva un occhio che avesse preso un pugno. Giunto al ponte, mi appoggiai alla spalletta di ferro imbullonato. Scottava. Il Tevere, incassato tra le banchine, in fondo ai muraglioni a sghembo, pareva anche per il colore fangoso una fogna allo scoperto. Il gasometro, che sembra uno scheletro rimasto da un incendio, gli altiforni delle officine del gas, le torri dei silos, le tubature dei serbatoi di petrolio, i tetti aguzzi della centrale termoelettrica, chiudevano l'orizzonte così da far pensare di non essere a Roma, ma in qualche città industriale del nord. Stetti un pezzo a guardare il Tevere, giallo e piccolo, con una chiatta piena di sacchi di cemento ferma presso la banchina, e mi venne da ridere pensando che quel rigagnolo si chiamava porto, come i porti di Genova e di Napoli, affollati di navi di tutte le grandezze. Se volevo fuggire davvero, sì e no, da quel porto avrei potuto arrivare a Fiumicino, giusto per mangiare la frittura di pesce in vista al mare. Finalmente mi mossi, varcai il ponte, mi diressi verso certi terreni che si trovano dall'altra parte del Tevere. Sebbene abitassi lì vicino, non c'ero mai stato e non sapevo dove andavo. Dapprima camminai per una strada asfaltata, regolare, benché tra campi brulli, sparsi di mondezze. Poi la strada diventò un viottolo terroso e le mondezze diventarono mucchi alti, quasi collinette. Pensai che ero capitato proprio nel luogo dove vanno a scaricare tutte le mondezze di Roma. Non si vedeva un filo d'erba, ma soltanto cartacce, scatolame rugginoso, torsoli, detriti, in una luce che accecava con un puzzo acido di roba andata male. Mi sentivo sperduto, come chi non abbia più voglia di andare avanti e d'altra parte non vorrebbe tornare indietro. A un tratto sentii chiamare «ps, ps», come si fa coi cani. Mi voltai per vedere dove fosse il cane, ma cani non ce n'erano, sebbene con tutte quelle mondezze sbriciolate quello fosse proprio un luogo da cani randagi. E così pensai che chiamassero me e guardai dalla parte donde veniva il richiamo. Vidi allora
a ridosso dei mucchi di mondezza, una baracchetta che non avevo osservato, minuscola, sbilenca, con il tetto di lamiera ondulata. Una bambina bionda, di forse 8 anni, stava sulla porta. Mi faceva cenno di entrare, la guardai. Aveva il viso bianco e sudicio, con gli occhi segnati sotto di viola, come una donna. I capelli pieni di festuche, di lanugine, di polvere, le facevano una testa gonfia e irta come un nibbio. Il suo vestito era semplice, un sacco di canapa con 4 buchi, 2 per le braccia e 2 per le gambe. Mi domandò, appena mi voltai, «Che sei, dottore?» «No», risposi. «Perché hai bisogno di un dottore?» «Perché se sei dottore, proseguì, vieni dentro, mamma sta male». Non volle insistere a dimostrargli che non ero dottore ed entrai nella baracca. Dapprima mi sembrò di essere entrato in un negozio di rigattieri a campo dei fiori. Tutto pendeva dal soffitto, vestiti, calze, scarpe, utensili, stoviglie, stracci. Poi capii che era la roba loro, appesa a chiodi in mancanza di mobili. Mentre chinando la testa sotto tutti quei pendagli, mi giravo di qua e di là cercando la madre, la bambina mi indicò con gesto quasi furtivo un mucchio di cenci in un angolo. Guardai meglio e mi accorsi che quel mucchio di cenci mi fissava con un occhio scintillante. L'altro era ricoperto da una ciocca di capelli grigi. Mi colpì il suo aspetto. Pareva una vecchia. Tuttavia si capiva che era giovane. Vedendomi disse subito, «Chi non muore si rivede!» La bambina scoppiò a ridere, come all'inizio di uno spettacolo divertente, e si accovacciò in terra giocando con certe scatolette aperte di conserva. Io dissi, «Io veramente non ti conosco. Che hai? Questa bambina è figlia tua?» E lei, «Sicuro, è anche tua!» La bambina rise di nuovo tra sé e sé a testa china. Credetti a uno scherzo e risposi, «Sarà magari figlia mia, ma anche di qualcun altro!» «No!» fece quella levandosi a metà da terra e puntandomi contro un dito. «È proprio figlia tua, è soltanto tua! Scioperato, scansafatiche, poltrone, impunito che non sei altro!» La bambina a queste ingiurie si mise a ridere di gusto, come se se le fosse aspettate. Dissi offeso, «Guarda come parli! T'ho già detto che non ti conosco!» «Non mi conosci, eh? Non mi conosci, ma sei tornato! Se non mi conoscevi, come hai fatto a trovare la strada di casa?» «Poltrone, impunito!» si mise a cantare sottovoce la bambina. Adesso sudavo, un po' per il caldo soffocante, un po' per l'angoscia. Dissi, «Passavo per caso!» «Ah sì, poveretto!» Si voltò verso la bambina e le ingiunse, «Dammi la borsa!» La bambina svelta staccò dal soffitto una borsetta di velluto nero tutta sporca e rotta e gliela diede. La madre l'aprì, ne trasse un foglio e disse, «Ecco il documento del matrimonio! Proietti Elvira sposa Rapelli Ernesto! Negherai ancora Rapelli Ernesto?» Mi colpì il fatto che anch'io mi chiamo Ernesto. Dissi un po' turbato, «Ma io non sono Rapelli!» «Ah no?» La bambina canticchiava, «Ernesto, Ernesto!» E lei si levò in piedi. Avevo indovinato bene. Con tutto che avesse i capelli grigi e le grinze e fosse senza denti, si vedeva che non aveva più di 30 anni. «Ah no? Non sei Rapelli?» Le mani sui fianchi mi venne sotto, mi guardò e poi gridò, «Tu sei Rapelli! Davanti a Dio e agli uomini, tu sei Rapelli!» «Ho capito», dissi, «vedo che non stai bene. Se non ti dispiace me ne vado. Piano, un momento, non così presto». Intanto la bambina, al colmo della gioia, ci ballava intorno. Lei riprese, sarcastica, «Ernesto, il grande Ernesto, che pianta la moglie, scappa di casa e non si fa più vivo per un anno. Ma lo sai di che abbiamo campato io e questa creatura in quest'anno che sei stato via?» «Non lo so», dissi brusco, «e non voglio saperlo, lasciami andare». «Diglielo tu», gridò lei alla bambina, «diglielo tu di che abbiamo campato, diglielo a tuo padre». «Di carità», disse la bambina tutta giuliva con una voce cantante venendomi sotto a sua volta. Confesso la verità, incominciavo a sentirmi turbato davvero. Tutte quelle coincidenze, il nome di Ernesto, il fatto che anch'io fossi andato via di casa, l'altro fatto che avessi anch'io moglie e una figlia, mi davano come un senso di non essere più io e al tempo stesso di esserlo, ma in un modo diverso dal solito. Lei intanto, vedendomi incerto, mi urlava sotto il naso. «Ma lo sai che c'è per chi abbandona il tetto coniugale? La galera! Hai capito, delinquente? La galera!» Questa volta ebbi paura e senza parlare mi voltai verso la porta per andarmene. Ma qualcuno ci guardava dalla soglia. Una donnetta segalinia, povera, però vestita pulitamente. Disse, vedendomi sperduto,
Non darle retta. Ha la fissazione che tutti gli uomini siano suo marito. E quella maligna di sua figlia tira apposta i passanti in casa per il divertimento di sentirla urlare e dare in smanie. Aspetta che ti prendo, sai, brutta strega! Fece un gesto come per dare uno schiaffo alla bambina. Ma questa svelta levitò e cominciò a ballarmi intorno ripetendo allegra: ci hai creduto, di la verità, ci hai creduto! E hai avuto paura, hai avuto paura, hai avuto paura! Elvira, questo non è tuo marito, disse la donna tranquillamente. Subito, come convinta, Elvira tornò ad accovacciarsi in un angolo. La donna, senza più occuparsi di me, andò in fondo alla baracca e prese a rimestare in un fornello. Sono io che gli faccio da mangiare, mi spiegò. È vero, campano di carità, ma il marito non è andato via, è morto. Ne avevo abbastanza. Tolsi dal portafoglio 100 lire e le diedi alla bambina che le prese senza ringraziare. Poi uscii e rifeci il cammino percorso, dal viottolo alla strada asfaltata e poi attraverso il ponte fino alla via Ostiense. A casa, in paragone al caldo che c'era nella baracca, mi parve di entrare in una grotta. E sebbene i pochi mobili nostri fossero roba modesta, erano sempre meglio dei chiodi a cui quelle due disgraziate appendevano i loro stracci. In cucina avevano già sparecchiato, ma mia moglie mi tirò fuori un'insalata di cetrioli che mi aveva messo da parte e io me la mangiai col pane, guardando a lei che lavava i piatti e le posate, ritta davanti all'acquaio. Poi mi alzai, le diedi a tradimento un bacio sul collo e così facemmo pace. Qualche giorno più tardi raccontai a mia moglie la storia della baracca e poi decisi di tornarci per vedere se si poteva fare qualche cosa per la bambina. Ormai non avevo più paura di essere scambiato per Ernesto Rapelli. Ma lo credereste? Non trovai nella baracca, né la donna, né la bambina, né quell'altra donna segaligna che faceva loro da mangiare. Girai un'ora, nel sole che accecava tra i mucchi di mondezza, e poi tornai a casa, sconfitto. Da allora, penso che non ho saputo trovare la strada. Mia moglie, invece, dice che quella storia me la sono inventata io, per il rimorso di aver pensato di abbandonarla.